Melfi in diretta per ricordare la Pentecoste di sangue del 1528 e l'eroe popolare Ronca Battista. E adesso ci colleghiamo con Melfi, dove sta per iniziare l'edizione 2015 della rievocazione della Pasqua di Sangue, una delle più antiche tradizioni della Basilicata. Dalla Porta Venosina c'è in diretta per noi Marco Malvestio. Sì, buonasera Federica e buonasera a tutti gli telespettatori. È iniziata proprio in questi minuti la rievocazione storica della battaglia del 1528 tra francesi e spagnoli per la conquista della città normanna. E sono qui con Tommaso Bufano, presidente della Proloco. Ma presidente, chi sono le compagini già presenti sul territorio? Abbiamo due gruppi di trombonieri che vengono da Cava dei Tirreni e due gruppi di spadaccini che vengono da Barletta e che partecipano anche alla famosa disfida di Barletta. Presidente, quali sono le tappe fondamentali di questi due giorni? Ma il sabato, oggi praticamente, avviene la presa, lo sfondamento delle mura, la presa di Porta Venosina e poi l'eccidio dei melfitani e dei soldati del principe Giovanni III Caracciolo. Come avete capito, questo è il momento più importante della comunità melfitana. Sono oltre 500 i figuranti arrivati qui da ogni parte d'Italia, sbandieratori, soldati, musici. La figura più importante di tutti però è quella di Giovan Battista Cerone, detto Ronca Battista, che da solo, quasi da solo, insomma, ha sconfitto oltre 5.000 soldati francesi. Ripercorriamo la sua vita magica, sospesa tra storia e mito, con questa scheda di Valentina Dello Russo. Il boato dei cannoni francesi, l'assedio, semina paura in ogni vicolo, una breccia nelle mura della città e nei cuori impietriti dei melfitani. Nel momento difficile della resistenza giganteggia la figura di un uomo, un umile boscaiolo, Giovan Battista Cerone. Si fa coraggio, accompagna moglie e figli sul lato occidentale del borgo verso l'unica porta che può ancora garantire una via di fuga. Poi torna subito al teatro della battaglia per lo scontro finale. In mano una sola arma, attrezzo del lavoro di ogni giorno, una roncola. Mentre la brandisce, un episodio torna alla sua memoria, il viso di una vecchietta incontrata in un sentiero del bosco, in un mattino in cui il vulture era avvolto dal gelo. L'aveva vista tremare e le aveva donato il suo mantello. Ma dietro il volto solcato dalle rughe si nascondeva in realtà una fata che, commossa dalla generosità del giovane boscaiolo, toccò la sua roncola, rendendola capace di recidere un tronco in un sol colpo. E così Cerone affrontò i nemici, fiero e minaccioso, si narra in una leggenda sconfinata nel mito che ebbe la meglio su 5.000 francesi. Poi però fu colpito alle spalle e si accasciò lungo una strada che ancora oggi porta il suo nome, il nome d'eroe, Ronca Battista. Presentando l'edizione di quest'anno, il sindaco della città di Melfi, Lino Valvano, ha ricordato come la festività, la ricorrenza della Pentecoste sia la stella polare della comunità melfitana. Io sono con Don Ciro Guerra. Allora, Don Ciro, come concilia la comunità l'aspetto storico rievocativo con l'aspetto religioso? La città di Melfi è una città imperiale e papale che ha sviluppato anche una linea teologica molto importante e ha dato particolare rilievo alla solennità di Pentecoste, perché è il compimento del mistero pasquale, per cui giustamente, come ha detto il sindaco, Melfi rifonda la sua identità civile e religiosa partendo proprio da questo evento che è storico ma che è anche religioso. Allora, prima di salutarvi, di darvi la linea, ringraziamo il sindaco Lino Valvano che è qui con noi per la disponibilità che ci ha dimostrato. Noi continueremo a seguire la rievocazione nelle prossime edizioni del telegiornale. Per il momento la linea torna a voi. Si è svolta a Melfi la 487esima edizione della Pasqua di Sangue, una delle più antiche rievocazioni del meridione d'Italia che ricorda il tragico evento del 1528. Una pagina di storia che rivive nella lotta fra francesi e spagnoli, l'assedio e l'incendio del borgo e nell'eroismo di Ronca Battista, l'umile boscaiolo che, secondo la leggenda, sbaragliò da solo un esercito di 5.000 nemici francesi, prima di essere colpito e morire lungo la strada che ancora oggi porta il suo nome.
Festa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, Melfi si stringe intorno alle sue tradizioni. Una tradizione che si rinnova da quasi 500 anni è la Pentecoste di Melfi, che si concluderà questa sera con la presa del castello della città normanna. Il servizio è di Marco Maldestio. Un rito collettivo per ricordare il sacco di Melfi, la Pasqua di sangue del 1528. Una strage che ha lasciato a terra oltre 3.000 vittime tra soldati e popolani, uno degli episodi più cruenti del lungo conflitto tra francesi e spagnoli per il controllo del Regno di Napoli. Tutto questo rivive a Melfi ogni anno nei giorni di Pentecoste, dove sbandieratori, musici, soldati, cortigiani arrivano da tante parti d'Italia per colorare il centro storico. Nel pomeriggio avremo uno spettacolo di sbandieratori, sono 5 gruppi, di cui il gruppo più importante è quello dei bandierai di Firenze, che è il primo gruppo in Europa. Poi alle 19 ci sarà il giuramento del sindaco dell'epoca, Francesco Tisbi, nelle mani del cardinale Doria. La conclusione è immancabilmente la sede del castello, che sarà molto scenico. Siamo tra le poche città dove la rievocazione storica avviene nei luoghi dove la storia si è fatta. Eroe della battaglia è senza dubbio Ronca Battista, il boscaiolo che difese strenuamente la sua città dall'assalto francese e che, armato solo di una roncola, cadde colpito alle spalle dopo aver combattuto fino allo stremo delle forze. Una storia sospesa sulle ali della leggenda che dona a questi giorni un sapore magico. Che cosa significa impersonare proprio Ronca Battista per un melfitano? Orgoglio, tanto orgoglio. Noi melfitani siamo orgogliosi e quindi mi tocca fare questo sacrificio, tra virgolette.